Nella domenica di oggi il Vangelo ci propone un episodio significativo, suggestivo, quello del battesimo di nostro Signore Gesù Cristo, che va nel fiume Giordano per essere battezzato da Giovanni il Battista. E c'è anche un simpatico siparietto tra i due che in qualche modo sottolinea, diciamo, un po' la stranezza di questa esperienza, no? Gesù che si fa discepolo per essere battezzato da colui di cui poteva essere maestro in quanto divin maestro. In realtà, questa immagine del maestro che si fa discepolo è un'immagine molto importante dal punto di vista pedagogico e che riguarda ogni insegnante. In primo luogo, prima di essere l'insegnante è discepolo, non solo perché ha avuto dei maestri nei confronti dei quali porterà per sempre un debito di gratitudine e quindi ciascuno di noi porta sempre nel cuore i propri maestri, ma perché quotidianamente e ogni giorno il maestro, l'insegnante, si fa discepolo della verità. L'insegnante non insegna se stesso, ma cerca di farsi discepolo della verità per insegnare ciò che è vero, ciò che è scientificamente corretto, ciò che è adeguato, ciò che è in qualche modo rigorosamente anche dimostrabile. C'è però un secondo significato che cogliamo in controluce nel Vangelo di oggi, in cui possiamo considerare il maestro che si fa discepolo. Il maestro in qualche modo è chiamato anche a farsi discepolo dei propri allievi. Diceva Brunner che insegnare significa in qualche modo presentare un tema, un oggetto culturale a un destinatario designato. Io non è che quando insegno, insegno al mondo intero, insegno ai miei allievi, quelli lì, quelli che ho davanti, quelli che mi sono stati affidati. Quindi in qualche modo devo entrare in sintonia con loro e farmi aiutare da loro ad insegnare loro meglio che mi sia possibile. Aiutami ad aiutarti, in qualche misura, può essere l'appello che il maestro rivolge all'allievo, ma in questo senso si fa parzialmente discepolo del suo allievo, seguendo in questo, imitando in questo, l'esempio di Gesù, che è andato da Giovanni al fiume Giordano per farsi battezzare assieme agli altri discepoli.